Cresce la curva dei contagi in Terreblea, che ogni giorno conta sempre più positivi. Oggi 101 in più e nessun decesso. In aumento anche i ricoveri ordinari, non in terapia intensiva. Un convegno a Vittoria per studiare la dipendenza da droga sia dal punto di vista della salute dei consumatori e tra questi tantissimi i minori, sia come affare illegale nelle mani delle mafie. Una truffa ai danni della collettività è la denuncia dell'Associazione Nazionale di Difesa del Cittadino, che commenta i rincari di queste settimane, presenterà degli esposti alle procure. Sarà presente all'Istituto Comprensivo Vannantò Ignazio De Francisci, membro del pool antimafia Chinnici Falcone Borsellino, per incontrare gli alunni in occasione della giornata del ricordo delle vittime di mafia. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Canale 74. In apertura diamo uno sguardo alla situazione epidemiologica in Terreblea. Risultano infatti in crescita sia i positivi che i ricoveri. Lo stesso accade peraltro a livello regionale, dove però sono sotto controllo i ricoveri in terapia intensiva. Crescono positivi e ricoveri in Terreblea, è ciò che emerge dal bollettino di oggi. Sono infatti complessivamente 6.388 i positivi, 101 in più rispetto a ieri. Di questi, 6.336 sono a casa in terapia domiciliare, 39 sono poi i ricoverati, 9 in più rispetto a ieri, 13 le persone che si trovano attualmente in RSA Covid. Fortunatamente non risulta nessun decesso. Ma vediamo ora i contagi per comune. Ad Acate i positivi sono 239, meno 23 rispetto a ieri. A Chiaramonte sono 113, a Comiso i positivi sono 427, 47 invece a Giarratana, a Ispica sono 455, più 18 rispetto a ieri. A Modica sono 1410. A Monterosso sono 54, 631 a Pozzallo, più 39 rispetto a ieri, a Ragusa sono 1275, a Santa Croce sono 132, a Scicli sono 788, più 41 rispetto a ieri e infine a Vittoria, dove sono 765, meno 37 rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece i dati regionali forniti dalla Fondazione Gimbe sul Covid, risultano in crescita anche a livello regionale i contagi, ma anche i posti letto occupati in area Covid, che addirittura superano la soglia di saturazione nelle prime due settimane di marzo. Fortunatamente lo stesso non può dirsi per i posti letto occupati però in terapia intensiva, con i reparti quindi dei nosocomi regionali che tornano a svuotarsi. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, il 79,3% dei siciliani ha completato il ciclo vaccinale, il 2% inoltre ha ricevuto prima dose. Per quanto riguarda invece la popolazione vaccinabile dei bimbi, che va dai 5 agli 11 anni, ha completato il ciclo il 25,8% del totale. A questi vanno aggiunto il 4% del totale che ha ricevuto prima dose. Si è svolto ieri a Vittoria un convegno sull'uso della droga. Da un lato è stato analizzato il provento illegale delle organizzazioni criminali che hanno attraverso la droga, dall'altro si è visto gli effetti soprattutto sui più giovani consumatori, che risultano essere il 41% del totale. Sono stati anche per questo coinvolti alcuni alunni delle classi delle scuole medie superiori. L'uso di droga, la criminalità organizzata interessata al provento illegale e le ripercussioni sociali, soprattutto tra gli adolescenti in provincia di Ragusa, e il delicato e importante tema trattato a Vittoria dal titolo Droghe e dipendenze tra criminalità organizzata e attualità di una condizione sociale, voluto dalla CGL, da Libera, dall'ASP 7 di Ragusa e dal movimento 100 passi verso il 21 marzo. All'iniziativa hanno partecipato anche 200 studenti
studenti delle scuole medie superiori, a cui è stato spiegato tutto ciò che può essere utile per conoscere bene il fenomeno. Vittorio Avveduto, infatti, referente regionale di Libera, ha illustrato la situazione che si registra in particolare a Vittoria. Il commercio illegale, ha fatto presente, è gestito attualmente dall''ndrangheta e adesso dal clan degli albanesi. La droga proviene dall'America Latina. Ai ragazzi è stato anche spiegato che per uscire dalla dipendenza occorrono dai 15 ai 20 anni. E secondo i dati forniti dall'ASP di Ragusa relativi al 2021, sono infatti 40.000 su una popolazione di 320.000 residenti a fare uso di droghe, con 2.914 tossicodipendenti monitorati, e di questi precisamente a Modica 979, a Ragusa 795 e 1.140 a Vittoria. Abbiamo ricominciato a parlare con le scuole, ha spiegato Peppe Scifo, sul tema della droga, e lo facciamo all'interno della cornice della manifestazione del 21 marzo, proprio in memoria delle vittime della mafia. Il tema infatti ha due elementi: da un lato la criminalità organizzata che gestisce appunto il traffico e dall'altro la salute dei giovani. Questo prosegue, è una problematica diffusa ma poco discussa. Oggi infatti è stato dato un contributo da autorevoli autori, un momento comunque apprezzato dagli studenti. Ci siamo presi l'impegno, prosegue, di continuare su questa strada per rendere vivo il confronto al fine di allargare il campo della conoscenza. Giuseppe Mustile, invece, dirigente dell'ASP 7 per l'unità operativa di dipendenze patologiche, ha fatto presente che solo la cannabis frutta ogni anno alle organizzazioni criminali circa 1.100.000.000 di euro. In pratica un consumatore spende ogni mese per lo stupefacente dai 300 ai 350 euro. Il dato più allarmante di tutti è comunque costituito dal fatto che il 41% del totale dei consumatori sono minori. Tra le droghe più richieste pare esserci l'eroina, seguita dalla cocaina e dal crack. Durante il convegno, infine, si è discusso della liberalizzazione della droga. In tanti si sono detti favorevoli, dato che ciò sottrarrebbe il giro illecito alla mafia e che permetterebbe di tutelare dalle sostanze nocive i consumatori. Ma intanto la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per il rispetto di normative sovranazionali, il referendum sull'uso e sulla produzione dello stupefacente, che appunto ne chiedevano una sorta di liberalizzazione. Due interventi dei vigili del fuoco a Chiaramonte Gulfi sono stati necessari ieri sera a causa delle forti raffiche di vento che si stanno registrando in queste ore. Un albero di pino è finito sulla carreggiata nel piazzale Cafà e sempre a causa del forte vento è stato divelto un cavo della luce nei pressi del cimitero. Intanto anche oggi il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha disposto la chiusura del parco del castello di Donna Fugata e delle ville comunali a causa del forte vento che potrebbe portare alla caduta di rami dagli alberi. Il Movimento Difesa del Cittadino chiede l'intervento dell'autorità antitrust del Ministero dello Sviluppo Economico e presenta degli esposti alle procure per quella che definiscono una vera e propria truffa, riferendosi ai rincari di queste settimane su luce, gas e carburante. Le 7 sedi provinciali presenti in Sicilia del Movimento Nazionale di Difesa del Cittadino sta monitorando i rincari di queste settimane relative a luce, gas e carburanti, una situazione che senza mezzi termini dall'associazione definiscono una truffa conclamata ai danni di milioni di consumatori ma anche delle imprese. Per questo intendono presentare esposti alle procure e chiedere l'intervento dell'autorità antitrust. Monitoreremo l'andamento degli aumenti, siamo infatti molto preoccupati per il potere di acquisto delle famiglie e per le difficoltà delle PMI, spiega il presidente nazionale del movimento Antonio Longo. File distributori e supermercati prese d'assalto, famiglie in enorme difficoltà per pagare la bolletta della luce e del gas, che sono aumentate rispettivamente del 131% e del 94%. Uno scenario da incubo per il movimento Difesa del Cittadino, che dopo le dichiarazioni
del ministro della transizione ecologica, che ha parlato di una vera e propria truffa sugli aumenti, ha deciso di attivare la propria rete legale nei territori, presentando degli esposti per i reati di aggiotaggio, ma anche di manovre speculative sulle merci. Non si contano i reclami, prosegue Longo, e le segnalazioni dei consumatori sulle pompe di benzina, che espongono cartelli con costi diversi da quelli al distributore o impediscono l'uso del self-service. L'associazione chiede un intervento diretto del Ministero dello Sviluppo Economico e parla di una vera e propria truffa verso i consumatori, denunciando anche il fatto che gli impianti non comunicano i prezzi al MISE, come previsto peraltro dalla legge, che prevede appunto la comunicazione dei gestori con cadenza almeno settimanale. Il Movimento Difesa del Cittadino, spiega Longo, opererà un monitoraggio costante dei prezzi sulla pompa dei carburanti, rilevandoli in tutte le città in cui è presente con una sua sede. Questi aumenti truffaldini si rifletteranno sui generi di largo consumo, su quelli alimentari e sui trasporti. Di conseguenza diminuirà il potere d'acquisto delle famiglie colpite pesantemente da 2 anni di pandemia. Siamo molto preoccupati anche per le imprese, soprattutto per le PMI, che hanno già resistito 2 anni a gravi difficoltà. I cittadini potranno mettersi in contatto con il Movimento Difesa del Cittadino segnalando anomalie a caroprezzi@mdc.it. Ignazio De Francisci sarà presente a Ragusa il 21 marzo all'Istituto Comprensivo Van Antò in occasione della Giornata Nazionale del Ricordo delle Vittime della Mafia. De Francisci, che ha fatto parte del pool antimafia Falcone, Chinnici, Borsellino, incontrerà gli studenti per raccontare quegli anni difficili. In occasione della Giornata Nazionale della Memoria delle Vittime di Mafia, l'Istituto Comprensivo Van Antò di Ragusa ha organizzato diverse manifestazioni. Giorno 21, in particolare, è previsto l'incontro con Ignazio De Francisci, membro del pool antimafia di Chinnici, Falcone e Borsellino e poi procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna. De Francisci racconterà la propria esperienza ai ragazzi dell'Istituto Van Antò e racconterà il suo contributo nelle indagini che hanno portato alla cattura di Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina. Ha anche contribuito inoltre nel processo sull'omicidio di Boris Giuliano, il dirigente della squadra mobile di Palermo. Una giornata che difficilmente verrà dimenticata dai nostri alunni, dichiara la dirigente Teresa Giunta, poiché tutto è stato pensato ed organizzato per toccare la sensibilità di ognuno di noi. Voglio ringraziare il dottor De Francisci per la disponibilità che ha mostrato da subito, ma anche le forze dell'ordine che presenzieranno e naturalmente tutti i docenti nelle varie sedi che stanno lavorando per la riuscita dell'evento. Interverranno anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e Gianni Iacono, assessore all'istruzione. Gli alunni hanno preparato dei cartellini, ognuno dei quali contiene il nome di una delle vittime di mafia. Prevista inoltre una drammatizzazione di una lirica sulla lotta alla mafia. La giornata è nata in seguito alle rimostranze mostrate proprio dalla mamma di Antonio Montinaro, uno degli agenti della scorta del giudice Falcone, vittima della strage di Capaci, che era semplicemente ricordato come agente della scorta. La madre ha chiesto che venisse ricordato anche il suo esempio e conosciuto il suo nome. Da lì l'istituzione del 21 marzo a livello nazionale. Il Comibleo, il Comitato Spontaneo per la Tutela di Ragusa Ibra, controreplica nuovamente alle dichiarazioni dell'assessore al verde Giovanni Iacono. Il Comitato infatti precisa che vuole soltanto essere preso in considerazione dall'amministrazione quando vi sono scelte importanti da prendere su Ibra. Il Comibleo controreplica alle dichiarazioni dell'assessore Iacono, che ieri si era detto pronto ad incontrare chiunque lavori per il bene della città. Dal canto suo, invece, il Comibleo, il Comitato Spontaneo, chiede di essere maggiormente coinvolto quando vi sono scelte che riguardano la città.
antica e quindi Ibla, e proprio il giardino ibleo è il motivo del contendere. Dal canto suo, Iacono ha già fatto presente che ha fatto quanto possibile per riqualificare e restaurare il giardino ibleo. L'amministrazione infatti ha partecipato ai bandi per ottenere il finanziamento tramite PNRR e sempre l'assessore Iacono si è detto comunque esterrefatto per le reazioni indispettite del comitato spontaneo. Siamo rimasti abbastanza sorpresi, scrivono dal comitato, dalla reazione scomposta dell'assessore comunale al verde pubblico Giovanni Iacono. È bene ricordare che il nostro comitato, lo scorso anno, ad esempio, quando si è verificato il caso della panoramica, ha raccolto 500 firme per far cambiare quella scellerata idea all'amministrazione comunale. Ciò significa che qualcuno tra i residenti di Ibla lo rappresentiamo e che cerchiamo quindi di operare per il bene della città. Ed ecco perché chiediamo solo di essere coinvolti, al pari di altre realtà, quando si prendono decisioni di un certo tipo che vanno a incidere proprio su questa zona. Non abbiamo mai avuto remore a condividere gli aspetti positivi di determinate scelte, ma allo stesso tempo critichiamo in maniera dura, se necessario, le decisioni che non comprendiamo, con l'auspicio chiaramente che queste possano essere riviste. È proprio sulle accuse dell'assessore che li definisce indispettiti il comitato replica. Magari c'è chi pubblicamente applaude e poi protesta. Noi abbiamo fatto una scelta di coerenza e la vogliamo portare avanti. Le cose le diciamo in faccia, nessuna gelosia ci mancherebbe. Tutti, almeno si spera, ci adoperiamo per il bene di Ibla. E poi c'è come chi in questo caso non vuole condividere delle scelte con noi. Bene, legittimo, ma non c'è poi da lamentarsi se arrivano poi le critiche. Rappresentiamo noi una parte della collettività, ne ascoltiamo tra l'altro gli umori e quindi riteniamo di sapere, concludono, cosa sia meglio per la parte antica della città. Ed in chiusura lo sport con il calcio. Il Modica domani giocherà contro il Megara. Col fischio d'inizio alle 15 per Giancarlo Betta occorre restare umili e concentrati. I rossoblù si sono infatti allenati e sono pronti per il confronto. Allenamento di rifinitura ieri pomeriggio al Barone per il Modica Calcio di Giancarlo Betta. I rossoblù hanno sostenuto infatti l'ultimo allenamento settimanale in vista della gara casalinga con il Megara, che domani sarà ospite di Basile e compagnia per la gara valida come ottava giornata di ritorno del girone D del campionato di promozione. Si tratta di un testa coda con i rossoblù di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, che veleggiano in seconda posizione, mentre i neroverdi Augustani si trovano in terz'ultima posizione in piena zona play-out. Se guardando la classifica il pronostico è tutto a favore dei modicani, il tecnico rossoblù in settimana ha tenuto alta la concentrazione dei suoi giocatori per far capire loro che non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario, che trovandosi con l'acqua alla gola giocherà con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa un risultato positivo. La seduta di pomeriggio è servito per oleare gli schemi di gioco per domani e si è conclusa provando delle situazioni su calcio da fermo. Anche contro il Megara, spiega Giancarlo Betta, servirà la massima attenzione, dobbiamo avere il giusto approccio alla gara, essere umili e mettere in atto quello che abbiamo provato durante la settimana. Dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Abbiamo lavorato bene senza parlare di classifica e siamo concentrati soprattutto sulle situazioni che hanno visto meno precisi nelle ultime settimane. Questa squadra, conclude Betta, può crescere ancora perché è un gruppo che ha grandi motivazioni. Al Vincenzo Barone la sfida tra Modica Calcio e Megara è stata affidata alla direzione del signor Antonio Grabiel Aba della sezione AIA di Caltanissetta, che sarà coadiuvato da Diego Pernicone di Catania e da Davide Orazio Belfiore di Acireale. Calcio d'inizio dunque fissato domani per le 15. Per assistere alla partita è necessario essere muniti di Super Green Pass ed indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata, oltre a mantenere le distanze di sicurezza. I biglietti sono invece acquistabili in prevendita al costo di 5 euro. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro una buona continuazione di giornata.